Un bambino di 7 anni è tragicamente deceduto a seguito di un arresto cardiaco mentre si trovava al campo sportivo. Il piccolo è crollato improvvisamente durante un allenamento e, nonostante i soccorsi e il successivo trasporto in ospedale, non c'è stato nulla da fare. Suo padre, affranto, ha dichiarato: «È morto tra le mie braccia». La Bath Area Equine MCA, un centro sportivo negli Stati Uniti, ha comunicato che il bambino, Evan Briggs, faceva parte del loro programma sportivo giovanile ed è collassato mentre giocava sul campo martedì 17 settembre. Il nostro personale ha eseguito immediatamente la RCP e ha chiamato i paramedici, che sono intervenuti rapidamente e lo hanno trasportato in ospedale. Siamo profondamente colpiti nell'apprendere che, nonostante gli sforzi, Evan è deceduto. Nathan Briggs, il padre di Evan, ha raccontato alla WCSH che il figlio stava provando a entrare nella squadra di football quando è avvenuto l'arresto cardiaco. «L'ho visto correre con il pallone in mano, mi sono girato per prendere dell'acqua e, quando mi sono voltato, era già collassato a terra. È morto tra le mie braccia». Evan era nato con un difetto cardiaco, una piccola apertura nel muscolo del cuore, comunemente definita buco al cuore. «Abbiamo avuto 7 anni bellissimi», ha detto il padre. La famiglia attende i risultati dell'autopsia per chiarire le cause dell'arresto cardiaco. Grazie per la visione. Iscriviti al canale e attiva la campanella, per noi è importante. Resta sempre aggiornato.